Sono Danilo Ferrara, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Quest'oggi siamo a celebrare il Festival del Servizio Sociale, che è giunto alla terza edizione. La tematica oggetto di interesse, fortemente voluta dal nostro Consiglio regionale, riguarda la lotta contro ogni forma di discriminazione e contro l'omofobia. Questa esigenza nasce dal bisogno di tutelare le persone LGBT dalle violenze e dei soprusi che quotidianamente subiscono in ambito lavorativo, scolastico, sportivo e in tutti i contesti della vita sociale. Molto spesso queste persone non godono dell'esigibilità dei loro diritti e sono costretti ad una vita di marginalità, di anonimato, di invisibilità. Il messaggio che vogliamo lanciare è forte e chiaro. Noi vogliamo che ognuno possa essere libero di vivere la vita come meglio crede, liberamente, che possa esprimere la propria sessualità senza avere paura di essere stigmatizzato, perché lo stigma sociale e la diffamazione, la discriminazione sono spesso cause che limitano l'empowerment, l'autodeterminazione di queste persone e influiscono negativamente sulla qualità della vita. In questa edizione noi vorremmo far emergere le buone prassi messe in atto dagli assistenti sociali nella promozione dei diritti e nella tutela degli stessi e anche nella promozione dei servizi a favore delle persone LGBT. E come ben sappiamo, il 17 maggio si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eliminato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, definendola come variazione del comportamento umano. Ecco, appare surreale celebrare quindi un festival per rivendicare i diritti delle persone ad essere se stesse. Noi vogliamo con questo festival alzare l'asticella dell'attenzione su questo fenomeno.